Apriamo con questa notizia. Dunque, esiste una grande disparità sul territorio nazionale, rispetto allo stato di attuazione delle cosiddette reti oncologiche regionali, che sono gruppi di professionisti di provenienze e discipline diverse che si prendono cura e assistono le persone sin dal primo sospetto di tumore, seguendole poi per tutto il percorso di cure. Con soltanto 6 regioni promosse a pieni voti, altre che segnano varie criticità e ulteriori 6 che registrano le performance peggiori. Emerge dalla quinta indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti oncologiche regionali, condotta quest'anno dall'AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il monitoraggio è stato eseguito sulla base di un questionario e di una serie di indicatori riguardanti le 7 patologie oncologiche maggiori alla mammella, al colon, retto, al polmone, alla prostata, all'ovaio e all'utero, riferiti all'anno 2022, relativi alla presa in carico di strutture della rete, all'indice di fuga fuori regione, cioè la percentuale di pazienti che si ricoverano in strutture fuori dalla rispettiva regione di residenza, fino ai tempi di attesa, cioè la percentuale di ricoveri in strutture della rete entro 30 giorni dalla data di prenotazione. Ed emergono 6 regioni, dicevamo, totalmente performanti, cioè promosse: Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e Liguria. Altre 3 in cui il raggiungimento della performance di esito è legata alla produttività di singoli centri come la Lombardia, il Friuli, Venezia Giulia e il Lazio. Quindi siamo sempre, come vedete, al nord. Da osservare inoltre, rileva l'indagine, il progresso di altre 6 regioni, province autonome: Campania, Puglia, Sicilia, Marche, provincia di Trento, provincia autonoma di Bolzano, che, partite da una riorganizzazione della rete oncologica, stanno mostrando un crescente impatto favorevole. Ed infine 6 regioni, cioè Calabria, Molise, Sardegna, Umbria, Basilicata ed Abruzzo, in cui invece appare evidente l'inefficacia dei processi di base della rete oncologica.